Gabriele D'Annunzio nasce a Pescara il 12 marzo 1863. Gabriele D'Annunzio fu uno dei maggiori esponenti del decadentismo italiano. Il decadentismo nasce in Francia, ma si diffonde in tutta Europa. Il nome fu scelto da un gruppo di scrittori che polemizzava contro il naturalismo e il classicismo, e che dai loro avversari erano chiamati in senso dispregiativo, decadenti. Il termine decadentismo indicò poi la nuova sensibilità post-romantica e antinaturalistica. Il poeta decadente si impegna ad esplorare gli aspetti più segreti e misteriosi della natura. Si ha un rifiuto delle vecchie virtù patriottiche o sociali. Alcuni degli elementi che caratterizzano l'uomo decadente sono sfiducia, incertezza, angoscia e inquietudine, ansia dell'ignoto. La raccolta di D'Annunzio, Canto Novo, è formata da 63 poesie. Vi è un forte autobiografismo, i motivi ricorrenti sono la giovinezza, l'amore, il sole. Al gusto decadente della stagione romana sono ispirati diversi componimenti, tra cui il primo romanzo, Il Piacere, 1889, che fu definito la Bibbia del decadentismo italiano. La scoperta del pensiero di Nietzsche e Un viaggio in Grecia, 1895, segneranno una svolta del pensiero di D'Annunzio. Il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche introdusse il concetto di superuomo. Corrisponde all'idea di un uomo nuovo, oltre e diverso da ciò che conosciamo, un uomo oltre l'uomo esistente. Il Partito Nazionalsocialista tedesco mutò e strumentalizzò il concetto nicciano di superuomo. In D'Annunzio si affermarono le idee di superuomo, un vagheggiamento di un ideale umano proteso all'affermazione di sé. Durante il suo soggiorno presso la villa della Capponcina, D'Annunzio scrisse tanto. Scrisse le tragedie, La città morta, Fedra, Francesca da Rimini e La figlia di Orio. In poesia compose il ciclo delle laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Maia, Elettra, Alcione, Merope, Asterope. D'Annunzio in Francia, nel 1911, compose Le martire de Saint-Sébastien. Dal 22 febbraio al 10 aprile 1916, a seguito dell'incidente subito durante una missione bellica su Trieste a bordo di un idrovolante, D'Annunzio fu costretto a letto con gli occhi bendati per non correre il pericolo di perdere completamente la vista. Durante questo periodo lo scrittore riuscì a portare avanti la sua attività mediante l'invenzione dei cartigli, sottili striscioline di carta preparate dalla figlia Renata, che gli permisero di scrivere senza rischiare di sovrapporre le righe, come succede inevitabilmente a chi usa la penna senza vedere. Nel 1918 fu protagonista del volo su Vienna. All'alba del 9 agosto gli agili apparecchi della squadriglia Serenissima lasciarono cadere su Vienna decine e decine di migliaia di copie di due messaggi stampati con il testo italiano e tedesco. D'Annunzio fu anche protagonista della cosiddetta Beffa di Bucari, che avvenne tra il 10 e l'11 febbraio 1918 e fu una tra le imprese più audaci della Prima Guerra Mondiale. Tutto iniziò con un'incursione militare della Marina italiana nel porto di Bakar, Bucari, nell'attuale Croazia, vicino a Rijeka, Fiume, dove c'erano alcune navi della Marina austro-ungarica che la Marina italiana voleva distruggere. L'incursione fu fatta con tre MAS, cioè motoscafi armati siluranti, che partirono dal porto di Ancona. Di questa spedizione faceva parte anche Gabriele D'Annunzio. Nella notte i tre motoscafi entrarono nella base marina austro-ungarica e lanciarono dei siluri, ma questi si impigliarono nelle reti a protezione dei piroscafi. I motoscafi italiani uscirono quindi dalla base e tornarono in Italia. Non ci furono perdite per gli italiani e danni per gli austro-ungarici. Prima di andarsene dalla base nemica, D'Annunzio lasciò però in acqua alcune bottiglie con attorno dei nastri tricolori e un messaggio al loro interno. In onta alla cautissima flotta austriaca occupata a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa, sono venuti col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel suo più comodo rifugio i marinai d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre ad osare l'inosabile. E un buon compagno,
ben noto, il nemico capitale, fra tutti i nemici il nemicissimo, quello di Pola e di Cattaro, è venuto con loro a beffarsi della taglia. 10-11 febbraio 1918, firmato Gabriele D'Annunzio. La «Vittoria mutilata» spinse D'Annunzio ad impadronirsi di Fiume, alla testa di volontari nazionalisti. Il 12 settembre 1919 la spedizione, entrata in Fiume, ne proclamò l'annessione al Regno d'Italia, malgrado l'ostilità del governo di Roma. Il 12 novembre 1920 ci fu la firma del Trattato di Rapallo con cui l'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni stabilirono consensualmente i confini dei due regni e le rispettive sovranità, nel rispetto reciproco dei principi di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli. A Natale le truppe italiane entrarono a Fiume e D'Annunzio dovette arrendersi e si ritirò presso il suo vittoriale degli italiani. D'Annunzio morì l'1 marzo del 1938 per emorragia cerebrale mentre era seduto al tavolo da lavoro nella stanza della Zambracca della Prioria, presso il suo «Vittoriale degli Italiani». Venne sepolto in un mausoleo posto alla sommità del Vittoriale.